fine ho avuto l'impressione che ne avessimo di più. E poi niente, poi il calcio di rigore lo sappiamo, lo chiama una lotteria e quindi tutto lì. Cosa ha da dire sul disarmo di questa partita? Bellissima tra l'altro, complimenti, grazie. Ma c'è un po' di rammarico perché siamo qua per il titolo e quando non lo vinci ti resta il rammarico, quindi da quel punto di vista non si, la soddisfazione morale non è che è sufficiente per compensare il fatto comunque di non aver vinto, quindi c'è rammarico da questo punto di vista. Se guardiamo la gara invece, la gara è stata, a mio avviso dal punto di vista calcistico, è stata, non dico dominata, però è stata interpretata sicuramente meglio dell'Avellino da parte nostra per tutta la partita, secondo me. Abbiamo fatto esattamente quello che avevamo preparato, gli siamo entrati dentro praticamente sempre. E secondo me abbiamo rifinito troppo poco rispetto alla mole di gioco che abbiamo fatto. E siamo mancati un po' di lucidità in quelle situazioni lì. E c'era un rigore netto, primo tempo. Partita si può incanalare ancora meglio. L'1-0 purtroppo è un margine sottile, soprattutto in partite di questo tipo, dove comunque poi nell'ultima mezz'ora conta tanto anche gli episodi, perché da tanto che tu tieni alti i ritmi diventa difficile dopo due giorni che hai giocato 90 minuti essere in grado ancora, che comunque secondo me, come hai detto te, avevamo anche un pelettino in più, però la palla inattiva, la situazione buttata dentro. Purtroppo oggi, al di là dell'episodio in sé, che poteva essere sicuramente gestito con un pelo in più di attenzione, concedavamo un po' di centimetri di quelle situazioni lì. È stata la formazione con meno centimetri che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. Lo sapevamo. E quindi avevamo messo in preventivo che qualcosina potevamo pagare. Purtroppo abbiamo pagato proprio lì, cioè nel quarto della prima linea, che di solito c'è sempre un saltatore. Oggi c'era Danna perché eravamo proprio più piccoli. E quindi si vede che doveva andare così. Provato a porre rimedio, se rimedio fa. Ma no, ecco, porre rimedio. Scusa. Non è porre rimedio, secondo me non aveva proprio più Danna e Capogna. Cioè, è andato, penso, il massimo, si è visto. Tra l'altro abbiamo fatto, secondo me, un gol dal punto di vista calcistico molto, molto bello. Come si è ripartiti e come si è andati al gol. E poi non ne avevamo più, era giusto sfruttare anche qualche risorsa in più. E secondo me si è entrati bene, non era un problema più di entrare lì, cioè chi è entrato bene, anzi, semplicemente che poi a quel punto lì diventa episodico. L'inerzia della gara sembrava che ci portasse a, se c'erano altri 10 minuti, a fare gol più noi che loro, no? Però il calcio è questo e bisogna riconoscere che dagli 11 metri sono stati più bravi di noi. Grazie. Parlava di rammarico, ma nell'ambito di una stagione così esaltante, oh, beh, certo, da parte vostra, cioè questa di oggi è una goccia. Sì, è una goccia che avremmo preferito che cadesse dalla nostra parte rispetto che dall'altra. Penso che dal punto di vista della stagione noi siamo la squadra che oggi si è visto, la squadra che siamo, insomma, non penso che... Forse oggi era bello anche dimostrarlo ad altri che ci conoscono meno, però penso che si è visto. Noi siamo una squadra che dal punto di vista dei numeri ha fatto un campionato strepitoso, e ha perso due partite in tutta la stagione ed è uscita dalla Coppa Italia e ha perso la finale di Scudetto ai rigori. Quindi insomma, partite sul campo ne ha perse due in 42 partite ufficiali, quindi insomma mi sembra abbastanza evidente che abbiamo poco da rimproverarci su quella che è la stagione. Poi nel momento che tu vai a farti una finale, penso che vai per vincerla, non vai per fare una passeggiata, quindi da quel punto di vista lì rimane un po' questo rammarico. Purtroppo quando arrivi ai rigori e pensi che meritavi sul campo, il più delle volte arrivi male mentalmente. Perché se tu vai ai rigori pensando come ha quasi esultato loro il fischio finale, vuol dire che la vedevano come un traguardo raggiunto il rigore, noi lo vedevamo forse come una occasione persa, e dal punto di vista mentale quella cosa lì può toglierti qualcosina, anche se poi ragazzi parliamo di due pali nei primi tre rigori e quello purtroppo va anche al di là di tutto. Mister, a me è data l'idea, ci avete creduto un po' poco negli ultimi 30 metri. Sì, no, abbiamo minuti o metri? No, negli ultimi 15 minuti, quando vi portavate gli ultimi 30 metri, due o tre tiri molli forzati da questo punto di vista? Sì, probabilmente dal punto di vista energetico quello che avevamo in quel momento lì era quello.
Secondo me in fase di rifinitura siamo mancati un po' in tutta la partita rispetto ai nostri standard, però insomma era anche l'ultima partita dell'anno, se andiamo a vedere un po' di stanchezza c'era, no? Mentalmente, fisicamente, però se avessimo rifinito bene sarebbe finita 3-0 per noi. Cioè, sono d'accordo che si poteva usare qualcosina in più o trovare qualche giocata in più negli ultimi metri, soprattutto nel finale, però io dal punto di vista del campo ho poco da rimproverare la squadra, sinceramente. È andata così. Grazie, a posto, grazie. Voi.